Ciao ragazzi, ciao a tutti, bentornati in questo nuovo episodio di League of Learning, qua il vostro amico Ian che vi parla. E stamattina mi girano già i coglioni perché ho provato a registrare sto fottuto gameplay per due game di fila e tutti e due game di fila avevo un AFK, proprio dall'inizio. E abbiamo dovuto fare la solita tiritera, open mid, bla bla bla, report mi volevano reportare perché dicevo open mid, volevo salvargli un po' di tempo. Vabbè, comunque questo non è importante. Ora, speriamo che... Ok, speriamo di non avere mid. Guarda, potete anche fiddare, non me ne frega un cazzo. Basta che mi fate spiegare sto cazzo di champ. Oh, allora, ragazzi, Cassadin me l'ha chiesto un ragazzo che praticamente ha un problema molto comune ai Cassadin e anche alle Riven, oserei dire. Quando lo usi tu fa schifo, quando lo usano gli altri è Dio. Ecco, questo è il problema di base che hanno Cassadin e Riven e anche altri champion che per ora non mi vengono in mente. Allora, Cassadin è un anti-mage, ragazzi. È un anti-mage a partire dalla sua passiva, che riduce del 15% di tutti i danni magici ricevuti e ignora le collisioni. Praticamente come la vecchia Phantom Dancer. Anche ora, credo. Non mi ricordo cosa fa la Phantom Dancer adesso. Comunque, in pratica, trapassate qualunque tipo di unità, minion e non le cose solide come le torri, purtroppo. La Q è semplicemente un punta e clicca che una volta silenziava, adesso vi dà uno scudo carino, che assorbe solo danno magico, però questo è un altro motivo. Ah, ok, subito così. Subito aggressivissima, eh. Oh. Vabbè, allora anch'io ti tiro una sfera in faccia. Che assorbe abbastanza danno magico, non troppo, comunque abbastanza. Non è né brutto né male, dai, non è malvagio. Non è malvagio, però... Però penso che Kai sia proprio quella più stronza da trovarmi contro. Perfetto, non ho preso neanche un minion. Se non l'arrasto adesso... È finita. Perché è quella più stronza, ragazzi, Kai? Perché? Perché mi attacca da lontano. Mi attacca da lontano e fa attacchi base, non è un mage. Quindi è come se fossi contro un AD carry, praticamente. E poi, essendo un assassin... E non riesco neanche a farmare. Essendo io un assassin... Cosa deve fare l'assassin? Deve shottare il nemico. Come faccio a shottare qualcuno con la passiva di Kyle, cioè con l'ulti di Kyle? Questo è un bel dilemma, quindi... Per ora tento di farmarmela più che posso. Dai, sì. Ok, almeno ci siamo presi il flash, va bene. Io devo usare tutte le fottute cariche di cristallo in flask. Ragazzi, la W che non ho ancora sbloccato perché... Ok, la sblocco adesso. La W sia una passiva che un'attiva. La passiva praticamente fate più danno sul colpo. Ogni colpo fa danno aggiuntivo. L'attiva invece è un attacco base potenziato che lo resetta anche. Lo resetta anche e vi fa recuperare un pochino di mana. Non troppo, ma abbastanza. Oh, lì si mi ganka di nuovo. Però penso che sia guardato adesso. Lì, basta! Lì, basta! Io non mi perdo tutto questo farm per te. No, come ho perso quel minion? Ok. La E è una skill con un piccolo difetto. Cioè, non è che è proprio un difetto perché sarebbe troppo OP se non fosse in questo modo. Praticamente funziona a cariche. Vedete questo 2? Vuol dire che ho già usato due spell. O io o il nemico. Quando o io o il nemico usiamo delle spell... Quando io e il nemico usiamo delle spelle, la skill si carica e posso usare, e posso usarla, altrimenti non la potrei usare. Mi recupero un po' di mana ora sui Mino. Quando avete poco mana, recuperatevelo così sui Mino. È l'unico modo per avere un po' di sustain. Io questa potrei ucciderla. Vi faccio vedere come potrei ucciderla. Se si avvicina. Sfrutteremo l'attiva di K. Ok, non più. Non più perché ha livellato, ha preso mana, ha preso vita. E io mi sto trancando i mini. Ora devo aspettare che usi la E. Ok, perfetto. Ho usato la E, quindi vuol dire che non ce l'avrò più tra poco. Appena faccio il livello ci vado lì. Facciamolo sto livello, però. Ok. Non ci posso più andare, devo aspettare di nuovo che finisca la...
La passiva. Però muore. Però muore, ok. Kyle è un cancro. Kyle è un cancro. Kyle è un cancro. Teoricamente si builda la Rodofagi su lui subito, però ora, visto che io sono stronzo e non ho farmato bene all'inizio, ho 19.000, faccio veramente pietà, però ragazzi, contro Kyle, cassa di non early game molto debole, a parte contro alcuni mage che non riescono a colpirlo. Cioè, se riuscite a doggiare un po' le skill... Siete ca... No, no, Lee Sin, se prendevi quella cura, è morto. Se tu te ne vai, se arriva Kyle, sei proprio un morto che cammina. Oh, perfetto, ora ho l'ulti. Oh, cazzarola. Vedete quanti danni che fa sto coso? Io ci sono andato... Proprio di prepotenza perché sono scemo. Però quanti danni che fa Kyle. Adesso, visto che io sono un assassin e non riesco a uccidere il mio laner, devo fare l'unica cosa che può fare un assassin. Ovvero questa. Tentare di gankare le altre lane. Però non posso andarci così alla leggera, devo aspettare per forza che... Sì, però loro pushano. Loro pushano, io non posso. Porca troia, che palle. Ho rommato per niente. Don't push. I can gank. Se no sono inutile. Ok. Perfetto. Questa me la sono giocata abbastanza bene. Ho aspettato che castasse l'ulti. Ho esitato un po' a colpirlo all'inizio perché sapevo che l'avrebbe castato. Oh, ok, 26, sempre il minion di una formica. Devo staccare al più presto la Rodophagus. Una volta che avrò messo la Roa, avrò iniziato a staccare. Kassadin ha bisogno di staccarsi la Roa per avere il Power Spike. Dopo la Roa... È consigliabile, almeno io vi consiglio di mettere l'Abyssal Scepter. Primo perché è un oggetto veramente OP, da abbastanza resistenza magica, parecchio OP e quella passiva carina che toglie resistenza magica ai nemici. E visto che noi siamo uomini, saremo sempre nel mezzo dei nemici. Quindi dopo la Rodophagus assolutamente Abyssal Scepter, visto che siamo contro Kayle anche, ok? Che lei fa danni sul colpo, quindi fa danni anche fisici, però avere comunque... Un po' di resistenza magica e toglierla a lei è tanta roba, anche perché c'è Lux in team e Lux fa sempre danni. Torre, brava, fai il tuo dovere. Ora lei l'ulti non dovrebbe più avercela per un po'. Appena finisce la... Ok. Non è stupida questa Kai. Volevo ingaggiarla appena finiva la E. Il modo migliore per ingaggiare... Il modo migliore per ingaggiare Kyle, soprattutto se siete un Kassadin e avete questo problema. Aveva ancora l'ulti. L'ulti di Kyle ha un cooldown bassissimo. Stavo dicendo che il modo migliore per ingaggiare Kyle, qualunque champion siete, è aspettare che non abbia più la E, perché con la E vi fa troppo troppo danno. Ora io non riesco a... Perfetto, non sono andato nel cespuglio perché... Ovviamente. Posso shottarla. Bye bye. Perfetto. Potevo anche forse risparmiarmi il flash, però non me la sentivo di rischiare. Oh Madonna, Maronne Kick, mi hai fatto veramente paura lì. Lì pensavo di essere morto.
Ok, sono 3-1, fanculo che ho 38 minion. Adesso che sono 3-1 e sono sopra, invece di continuare a rischiare di prendere le pizze da Kyle, perché alla fine è sempre Kyle ed è sempre un cancro, quello che mi conviene fare è andare ad aiutare gli altri. Sono un assassin e questo deve fare cassa. In cassa deve essere onnipresente. Deve essere davvero onnipresente. Il problema è che Kyle pusha molto. E pushando molto, ora potrei mettermi le Ionia, ma io preferisco... Questo, Kyle fa veramente tanto danno. Quindi, direi che si pusha la lane. Si pusha la lane e si prova a gankare gli altri. Non vi ho spiegato l'ulti, ma penso che tutti al mondo conoscano l'ulti di Kassadin, comunque per amor di conoscenza. È un flash. È semplicemente un flash che potete castare ogni... Adesso... Aspetta che non vedo, scusate. SS che Kai sarà sicuramente... SS... Giù muoiono, eh. Quanto scommettete che giù muoiono? Ah, strano. Stavo dicendo, è un flash che potete usare ogni 5 secondi. Fa danno sia magico che sul mana. Ogni volta che la castate, ogni cast aggiuntivo... Vi costa più mana, ma fa anche più male, quindi dovete stare parecchio attenti a continuare a spammarla, perché vi ritroverete senza mana in veramente poco tempo. Ora, io vorrei pushare un po'. Vorrei pushare un pochino e poi... Ci sono andato perché tra poco ha finito la... Ok. Ho sbagliato. Non potevo shottarla. Adesso Kali inizia a essere ancora più noiosa perché... Aiuto. Bravo Lee Sin, complimenti. Mi sono salvato da Rengo, non so neanche io come. Dopo la Q, maxate la E. Perché il maxare la W non ha molto senso. Cioè, fa un po' più danno, ma la E fa molto più danni. Ora, vediamo di rompere le palle a sto Rengo. Devo pushare. Non sono ancora riuscito a rommare, ragazzi. Perché Cal mi tiene incollato la torre. Se rommassi troppo. Cioè, se rom. Se rom non se rommassi troppo. Se rombo mi butta giù la mid. Ok, ora abbiamo la roba. 60-70. Sto farmando male. Sto farmando male perché ovviamente Kyle mi tiene sotto scacco, però adesso è arrivato il momento di fare una gank dalla lane. Don't push please, coming from lane. Ora, se loro non pushano, io vengo di qua. Non vengo più di qua, va bene. Non posso più venire. Perché ha messo la ward. Però posso fare questo saltello qua, andare qua e tentare di fare qualcosa. Ora vediamo. Ora vediamo cosa ne esce fuori. Perfetto. Perfetto, era proprio quello che volevo. Questo dovete fare con Cassidy, ragazzi. Non riuscite a... Non riuscite a uccidere il vostro nemico? Allora fate questo. Vai, continua a sparare, Jin. Bravo! Ah, va bene, ok. Vabbè, ho preso l'assist, non so come. Forse per il danno di prima. La W non stacca sulla torre. Cioè, fa danno, ma vi conta come se ce l'aveste ancora. Ok, boom, perfetto. Ora torniamo. Le scarpe non me le finisco, prendo direttamente il primo oggetto dell'Abyssal. Allora, ragazzi, io vi dico questo, che Lich Bane sarebbe, diciamo, un core item su Kassadin, perché da Mob Speed, tanto AP, mana che serve sempre, e la passiva impaurata della Shin, che fate danno sul colpo, e combinata con la W fa parecchio male. Però è un core item, ma io la Roa è sicuramente più core item, perché ti permette di essere anche un po' tank e comunque di ingaggiare senza troppi problemi.
Oh, ecco qua il danno di Kassadin che mi piace. Vedete questo? Questo è il danno di Kassadin quando inizia a staccarsi la roba. Abbiamo praticamente distrutto Kyle. Se non fosse Kyle, se non avesse quella sua... Ora, lei è sotto torre, quindi vuol dire che devo roamare di nuovo. Se non fosse Kyle e non avesse la sua ulti, già sapete. Mi tanco un po' la torre, tanto c'è Darius. Perfetto. C'è Darius che però non ha fatto quello che deve fare. No! Aiuto! Porca puttana! Darius, salvami! No, Jin, quella cazzo di... Che unlucky, ragazzi, che unlucky. Wow, ma tu giocavi a COD. Complimenti, ho beccato solo l'ultimo, vabbè, fa niente, dai. Sono stato un po' unlucky. Prima perché pensavo che Darius... avrebbe shottato Lux. Però in effetti non so. Non ha la cosa, eh. Mamma mia, Jin, però una W doppia. Vabbè, ora muore. Il flash non era mica necessario, sai. Vabbè, scarpa di resistenza magica. Sempre per il motivo che vi ho detto che hanno due AP compresi... Che sono Lux e Kyle, che fanno comunque tanti 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 danni. Se no mi sarei messo le cooldown reduction. Anche se Kassadin ha bisogno di cooldown reduction, ma non così tanto, perché il suo è un all-in. Il suo all-in, voi dovreste arrivare e shottare immediatamente il carry e poi tanti saluti, e reingaggiare successivamente dopo. Però avere un po' di cooldown reduction in più non fa male. Ancora pensavo di shottarla. Non ho molta confidence, cioè non ho molta considerazione dei miei danni. Lux è ancora lì. Vabbè, che unlucky che sono! Mi hanno distrutto. Mi hanno distrutto, ma fanculo, volevo quella kill. Darius, te lo fai, eh? Troppo presto. Bravo lo stesso. Kyle, tu avevi l'ulti. Scommetto che l'hai tenuta per te stessa. Guarda, lo sapevo! Invece di salvare Jhin. E ora ci morirai! Questo è quello che ti meriti per non aver salvato. Che cretino. Lo sapevo che l'aveva tenuta per sé. Ok, tra poco abbiamo un Abyssal. Se Kyle fosse stato un mage normale e non un semi AD carry, non avrebbe avuto nessuna speranza contro di me. Già dall'early game. Ah, sei rimasto vivo con 25 HP. Complimenti. Complimentoni. Ora io ho un conto aperto con Lux, che si sta facendo Giant Belt, che si vuole fare il relay. Ciao, ma direi che si va un po' anche da Vi, poverino, non sono mai andato da lei. 0-3. 3-2. GP, eh? GPP. C'è il blu? Ciao, si parlava giusto di te. Ah, ok. Tutto quel danno me l'hai fatto con... Tutto quel danno me l'hai fatto con una Q sola. Complimenti. Troppa gente qua. Pensi che sono nato ieri? Ok, non ho ancora abbastanza danno. Is Darius still broken? Always. Lì siamo in una situazione spinosa. So già che non devo. Io so già che non devo. Ecco, lo sapevo che non dovevo. Lo sapevo che non dovevo. Salvami. Brava. Lo sapevo che non dovevo. Il più delle volte, ragazzi, io muoio perché tento di fidarmi dei miei compagni. Tento di fidarmi. Quella Q di Lissina era un chiaro segno che voleva andarci. Poi glielo si leggeva in faccia. Guarda, via Crystal Flask, non mi serve più. Benvenuto Abyssal. Ora, sono a 7 stack di Roa. Ok, appena arrivo alla decima avrò 2K di vita.
adesso direi. Allora, non mi serve altra penetrazione. Cioè, non mi serve penetrazione magica. Perché loro non stanno staccando resistenza magica. Quindi vado di Rabadon cattivo. O di Lich Bane. Ora vedo. Allora, Cassidy non può ingaggiare così alla leggera. Perché ingaggiare alla leggera con Cassidy vuol dire che tutti ti focussano. Quindi c'è bisogno di una frontline. In questo caso, vai. Quindi vai, devi ingaggiare qualcuno di ulti e poi devono arrivarci io. L'engage con Cassidy dovete calibrarli abbastanza bene, non dovete farli troppo alla leggera. E se riuscite, stavo dicendo, dovreste arrivare dalla sideline e tentare di prendere tipo di sorpresa. E ci riusciamo. Ora, questa cosa che sto facendo io, vai, se n'è andata, quindi non serve a niente. Il loro. Ok. Perfetto, ho fatto il mio lavoro. Perfetto, ho rifatto il mio lavoro. Bene, questo è quello che devo fare con Cassian, ragazzi. Il solito approccio degli assassini. Focus sulla di carry. Arresi. Perfetto. Vi dico subito la build, visto che non l'ho finita. Roa, Abyssal. Lich Bane o Void Staff, nel caso abbiano molti. Cosa sei andato di là? Eh? Ieri, hai detto?